Scrittori al centro, la Fondazione Carispac raddoppia e prosegue con la fortunata rassegna alla sua seconda edizione. Appuntamenti dal 25 ottobre al 14 dicembre tra cinema, scienza, thriller e noir, a cui si unisce un incontro con la storia. Il 25 ottobre si inizia con Paolo Genovese alle 18 all'Auditorium Sericchi. Genovese, uno dei registi italiani più conosciuti ed affermati anche all'estero, vincitore di due David e di Donatello, presenterà Il primo giorno della mia vita, un libro con quattro storie diverse che si intrecciano. Appuntamento clou il 3 novembre nella sala Ipogea dell'Emiciclo alle 16 con l'Italia della Vittoria a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Ci sarà il giornalista e storico Paolo Mieli, affiancato dal docente Fabrizio Marinelli, che presenterà una breve storia del battaglione alpini L'Aquila, eroico reparto che ha visto passare tra le sue fila moltissimi alpini abruzzesi e di altre regioni. Mieli ripercorrerà le vicende storiche che hanno portato alla guerra del 15-18. Verrà proiettato anche un filmato di repertorio realizzato da Creta Salve, curatrice della rassegna, con immagini originali d'epoca e alcuni film datati che hanno narrato gli eventi. La tradizionale, storica attenzione per gli eventi culturali e per le riflessioni, per gli approfondimenti, per gli incontri con i protagonisti e con gli artisti trova in queste iniziative una risposta evidentemente interessante, accattivante, e quindi abbiamo continuato con sempre il sostegno autorevolissimo di Paolo Mieli, che è tra virgolette oramai un concittadino aquilano, dove viene molto volentieri con grande dedizione, che curerà uno di questi incontri. Il 24 novembre sarà l'insegna invece del thriller e del noir con un duo di scrittrici, Alessia Gazzola e Paola Barbato. Con Gazzola e il suo ultimo lavoro, Il ladro gentiluomo, si parlerà di medical thriller, anche grazie all'esordio di successo nella narrativa con L'allieva, da cui è stata tratta una serie TV in onda su Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Per gli amanti del noir, Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan Dog, presenterà il suo ultimo libro, Io so chi sei, un intreccio di vite legate dai piani di morte di una mente deviata, attraverso un gioco di specchi tra digitale e cartaceo. A chiudere la rassegna di Scrittori al Centro, il 14 dicembre, sarà Massimo Polidoro, scrittore, giornalista e segretario nazionale del CICAP, che ha contribuito a fondare, assieme a Piero Angela, Umberto Eco, Silvio Garattini, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi. Massimo Polidoro offrirà un ritratto inedito e sorprendente di Leonardo da Vinci e della sua epoca, un incontro all'insegna della scienza che piacerà sicuramente anche ai più piccoli. Quest'anno è improntato un po' più sul cinema e la televisione, perché quasi tutti comunque hanno a che fare con la TV o col cinema. Infatti il primo incontro è con Paolo Genovese, che è un regista che però verrà in una veste inedita, che è quella di scrittore, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il primo giorno della mia vita, da cui trarrà un film. E il secondo appuntamento invece è con due scrittrici donne, quindi un appuntamento al femminile, e sono Paola Barbato e Alessia Gazzola. E poi c'è Massimo Polidoro, che anche lui in qualche modo ha a che fare con la televisione, perché è un collaboratore di Piero Angela. L'ultimo appuntamento culturale, non di Scrittori al Centro, invece è il 3 novembre al Consiglio regionale alle 16, è il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e verrà Paolo Mieli che parlerà degli eventi che hanno portato alla vittoria dell'Italia, ma lo farà in modo diverso, non seguendo la storiografia ufficiale. E avremo anche un documentario con dei filmati rari dell'Istituto di Luce, ma anche film dell'epoca.